Luis Mantovani. Thank you.
serata stupenda veramente. E io rinuncio a questo punto a fare un pistolotto su quanto avete visto. Guardando sono le tavole di calligrafia del Francesco Alunno da Ferrara, stiamo parlando di un'opera del 500, manoscritta, o meglio, a Ina e ad Acquarello, ed è un manoscritto, sono delle tavole di calligrafia, 9 cartoni, che sono stati poi riprodotti nella loro interezza, perché questi cartoni hanno girato da tutta l'Europa. Ce ne sono 231, ma vedete, ne ha solo 13. E sono stati poi raccolti in una bellissima raccolta facsimilare da una fondazione molto importante di Los Angeles. Noi ci abbiamo ricavato anche qualche soldino, per una biblioteca statale, viene sempre bene. E queste sono delle tavole stupende, servivano. Questo era un calligrafo, naturalmente un grammatico in calligrafo, sono servite anche da esempio per fare le incisioni dei punzoni di un tipografo molto famoso che era il Francesco Marcolini di Venezia, che era un tipografo del 500. Poi, quello che vedrete dopo e che avete già visto tante volte, è il Polifilo, il famoso libro, uno dei libri più famosi, anche dei più rubati in realtà. È un'edizione del 2000, la prima edizione di Edizio Princeps, di questa Itterotomachia con Fini, che era un romanzo praticamente dove c'è l'arte tipografica di Aldo Manucci, non c'è risposto, ne parlo, così vi faccio vedere il facsimile, l'arte tipografica di Aldo Manucci. Si esprime a suo apice. Qui abbiamo un equilibrio tra le lettere, il carattere a stampa, il disegno, sono 178 lettere, e lo spazio bianco della pagina che è perfetto. Aldo ha anche inventato un modo di utilizzare i caratteri a diverse altezze, in maniera da poter giustificare bene tutte le righe. Qui ne abbiamo appunto il facsimile. Aldo naturalmente è rimasto famoso anche, io me la volevo mettere in tasca e fare un colpo di scena, ma l'ho lasciata dentro. Inventa il tascabile. Inventa il formato tascabile per riuscire a far stare il testo armonioso, equilibrato all'interno di un'opera così piccola, inventa il carattere corsivo, perché il corsivo, essendo legato, tiene meno spazio, e quindi molte opere, soprattutto poetiche, in questo caso è il Tasso, mi pare, se non sbaglio, delle rime del signorto quattro Tasso, pare. Qui c'è la famosa ancora col delfino, che è la marca tipografica. Poi, e questo per dirvi che la biblioteca ha i cartoni dell'alunno che stanno all'interno di una donazione, che ci è stata data nel 1941 dal senatore Gerolamo Gasalini, che è lo stesso dell'ospedale. Erano 60 manoscritti e 120 incunabili, cioè prime edizioni del 400. E poi abbiamo anche una bella raccolta, questa è una raccolta, cioè è stata fatta dai bibliotecari, di moltissime, più di 100, centinaia di opere di Aldo Manuzio, Aldo Paolo il figlio e Aldo Junior il nipote. Poi la biblioteca ha anche, anche 124 edizioni di Gian Battista Bodoni, che è ancora Polifilo. Gian Battista Bodoni è il tipografo ducale del Ducato di Parma,
un uomo che vive fra il 7 e l'800, muore nel 1818. Qui ci abbiamo il suo ritratto e questo è un originale, grazie alla regina. Questo è l'originale del suo manuale di tipografia, è un'opera splendida, perché all'interno lui praticamente fa, aspettate, vi faccio vedere uno un po' più. No, ecco, tutto questo. Questi sono tutti caratteri a stampa diversi, ci sono anche segnali, ci sono tanti alfabeti diversi anche, il ebraico, il greco, l'arabo anche. Ed è splendido questo non solo perché di per sé è un manuale di tipografia, quindi dà il segnale di tutta l'armonia dei caratteri di un tipografo ad altissimo livello, ma anche perché lui nella preparazione di questo manuale dice proprio quali sono i quattro principi di qualità che costituiscono la bellezza di una famiglia di caratteri tipografici, che sono l'uniformità o regolarità del disegno, che consiste nel comprendere che molti dei caratteri in un alfabeto hanno elementi in comune che devono rimanere gli stessi precisi in ognuno di essi. L'eleganza, unita alla limpidezza, ovvero il taglio giusto e la rifinitura meticolosa dei punzoni, che producono una matrice perfetta dalla quale ottenere caratteri nitidi e delicati. Il buon gusto. Il tipografo deve restare fedele ad una nitida semplicità e non dimenticarsi mai del suo debito con le migliori lettere scritte in passato. L'incanto, una qualità difficile da definire, ma è che è presente in quelle lettere che danno l'impressione di essere state scritte con una sfogliatezza, non con sfogliatezza né con rapidità, ma con somma calma, come un atto d'amore. E io concluderei qua, che quello che vedete dopo è come si evolve nel tempo il concetto dei caratteri quando diventano anche il testo stesso. Abbiamo visto che si vedono i calligrafi di Apollinaire, si vede il Coup de Dé di Mallarmé, il periodo futurista, e poi si vedono anche, avete visto, delle copertine, perché è in queste copertine editoriali del Novecento, diciamo in tutto periodo futurista, anche durante la guerra, avete visto che sono delle copertine che sono molto propagandistiche della Prima Guerra Mondiale. E lì c'è un equilibrio comunque veramente fantastico fra le lettere, caratteri a stampa, che poi non sono più caratteri a stampa, c'è la fototipia già, quindi non c'è più il carattere impresso, e le forme, le immagini, sono delle copertine editoriali veramente magnifiche. Dopo, fino ad arrivare appunto del calligramma di Apollinaire, poi l'opera di Mallarmé, la poesia visiva degli anni 60-70, che ha visto anche molti genovesi protagonisti, no? E abbiamo qui in biblioteca, abbiamo recentemente acquisito il fondo della biblioteca di Edoardo Sanguinetti, e lui ha fatto anche l'alfabeto apocalittico, e qui abbiamo visto la A e la Z, l'inizio e la fine di quell'alfabeto, dove appunto la parola scritta è il senso anche di quello che era la poesia, eccetera, e viene in qualche modo stravolto. E poi c'è l'antilibro, proprio di Edoardo Sanguinetti, e ho voluto mettere alla fine l'antilibro. Qui abbiamo alcuni volumi, uno è di Adriano Spatola, è la poesia da composta, e sono tutti all'interno del fondo Sanguinetti. Direi che con questo vi ringrazio.